L'attrice va d'apposto, l'attrice va d'apposto, al posto suo. Oh, ecco chi? Altro Filomena? No. Sacchettecchi, sì. Mia, ti pigi questi vasetti, per volta senza rompili, sì, mi raccomando. Sì. Ti che levi i fiori passi e ti che scangi l'egua. Sì. Poi penso mia, metti che i fiori freschi. Altro che, se non volete altro. Ecco. Filomena! E ben cosa che. E chiude quello lì. Che gnocco! E quale gnocco? Quello padrone, all'ingrandimento che ci ha fatto fare la signora di questi giorni. Se ci fosse ancora lui sarebbe differente, sì, sarebbe. Filomena, semmai che non ci state bene in questa casa. Se non era per la signora che dopo la disgrazia ha voluto tornare a stare con i suoi genitori e a Filomena, che Trento non ti gave 10, perché sa... Già me l'immaginavo che con quello Ramadan là del suo papà non si sarebbe potuto andare d'accordo. Ma se non che va d'accordo manco sua figlia, che è sale sua figlia, e non ci andava d'accordo nemmeno quello buon'anima. Sarà, ma vi andiamo Filomena, ma vi pare una cosa ben fatta quella della signora di venirsene a far vita chinti brichi, chinti muri? Vabbè, come no? Non se l'è fatta comprare apposta la palassina per potersene venire qui a stare vicino alla tomba di suo marito. E dico bene, tutti i gusti sono da rispettare, ma... Secondo i mariti che si hanno avuto. Oh? È un marito come quello lì. Oh, sarà, ma a giudicare dai ritratti. Uleanomo con un cervello fin. Ecco quello culea. Con un'istruzione che spaventava. Con un cuore largo come la più gassa. Ulea in angelo, ecco, ulea in santo. Via, coraggio, Filomena. Sì. Tanto oramai tu vuole ulea. So benissimo, ma da ogni tanto un po' di sfogo ci vuole. No? Beh, qui ho finito, posso andare? Sì, sì, vai. E allegra, allegra Filomena. E tu che vivi. Ma Santina, dico, se viene la signora e ti sente cantare, mangiamo. Scusate, non ci pensavo proprio. Io ti ringrazio. Cosci, bella notaggia, nemmeno. Filomena, se... Lea, Albina. Ecco chi bene se pure. Siete qui anche. Presto, un poco di sublimato, una coppetta d'acido borrico, una binda, qualcosa. Ma che cosa fanno da binda? Una binda per darvene in gioco a voi barbagiani che non siete altro. Un dabbè segno che potevo anche scavessarmi l'osso del collo, mica storia. Potesse subissare questo lasarrone e chi ce l'ha messo qui in goppa, come che dice il napoletano? Lasarone di paese. Questo lasarone di paese, sì. Sì, perché se qualunque altro angolo del globo fosse andato a finire, non ci sarebbe stato bisogno di andare per Fonzi per far passare la giornata, non che se io ho bisogno di andare per Fonzi. Eccoci, bisogna di quella per Fonzi, ma già voi non lo capite. Quando un uomo alla mia età ha ridotto ad andare per Fonsi, basta, vuole essere che bisogna pigliarlo. Mettilo in una cesta e lì nel carro della spazzatura, a meno che facciatemi un po' questa mano,
a meno che uno sa date anche lì a diventare un matto, scemo, cretino, come tutti quelli che ci stanno da attorno, come la moglie, come la figlia, come la serva. Capisce, perché siamo noi altre sceme, ne vea? Sì, sì, matte, sì. Matte delle gare, facciatemi un po' questa mano. Matte delle gare, perché chi va contro la natura delle cose non è altro che un matto, ecco. È una cosa mondo vicino che non si è mai vista, facciatemi un po' questa mano. È una cosa che da chi ha 500.000 anni se ne parlerà ancora, ma vediamo un po'. Perché un individuo ci è venuto l'idea di levarsi dal mondo tutta una famiglia da vivere nel consorzio civile a questo modo. Maria, facciatemi un po' questa mano. Facciatemi un po' questa mano. Come se tutti, ecco, io dico questo, come se tutti una volta o l'altra non dovessimo dare in ciantoli. Ecco, io dico questo. Se in tutte le case quando ci muore qualcheduno facessero come facciamo noi altri, cosa diventerebbe il mondo? Diventerebbe un convento. Convento dunque un lago di lacrime dalle vaste scarpe e riducersi le braghe per fare due passi, facciatemi un po' questa mano, ma siete scemelita, scemelita. Ci ha fatto perdere i sentimenti, ci ha fatto, oh. Ecco, ecco chi sciaga tutto, sciaga. Cos'è che? Me lo devo lasciare da solo. Uffa. Ma sei una spelatura che non si vede nemmeno, cosa vuole che faccia? Munda vicino, allora cosa pretendi che mi cascio il tiso rognun da mio? Magari, intanto non lo ha detto anche lei che io prima o dopo dobbiamo morire tutti? Ma voi che scippè magari, ma ci avrete la soddisfazione di andare a giocare a loca lì con vostro padrone, ma io no. Io voglio vivere più che possa, a dispetto vostro, a dispetto di tutti, e a dispetto specialmente di quando era vivo, sovrava di vedermi morire, per pagare quel mio palanca e i suoi debiti, ma rien, alle bugie, è inutile che guardi il mio caro Beturdo, è proprio così. Mi dica un po', ma non ce n'è ancora, sì? Ma che siete, fame? Vabbè, noi qui incominciamo, mettete un po', stava quasi mezzogiorno. Stamattina c'è che andate a aspettare. Perché? Perché le signore sono andate al cimitero e non si sa che ora ritorneranno. Ah, qua il cimitero, se capisci. Cimitero. Ma perché? Cos'è che? Perché? Perché oggi che i scultori che mettono a posto un busto. Cosa che mettono a posto? Un busto. Un busto? Portava il busto? Non lo sapevo. No? E va bene, così sarà più dritto, io mangerò da solo, le mangerò più tanto. Pigia questi fusi nell'olio, tanto gli è ben fritto. Oh, se me lascia finiti. Ma che prima l'obbligazione e dopo la innovazione. Oh, niente fiori ma opera di bene. E dove siamo? E dove siamo? Andiamo, sì, pigia quelli fusi. Oh, se me lascia finiti. Sì, cucina, tanto gli è ben fritto. E vediamo un po', se in questa casa può contare qualcosa anche i vivi. Sì, se può contare qualcosa anche ai vivi. Non mi arrabbio, non voglio arrabbiarmi. Chi si arrabbia muore, non voglio morire, non mi arrabbio. Voglio vivere. Vive. La malinconia. Vive. Voglio la vita mia. Vivo e canto e suono e suono. Suoni la tromba, tre rapido, io pugnerò la forte per affrontare ridando libertà. È così, metto a tavola, mi siede, poi mangio e ti nu. È così. Figlia con grido, compagnia dell'allegria. Fatti coraggio, caro. Ciao Faustin, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, in francese. Ciao Faustin, buongiorno. Buongiorno anche a lei, che ci carina, figlio. Comodi. Grazie, ma è già tardi.
Abbiamo voluto accompagnarvi, ma dobbiamo andare. Ma un momento in solo, tanto per prendere un poco di respiro. Sedetevi, sedetevi. Ah! 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 È stata una cerimonia commoventissima, Shashashu Faustin. Un busto somigliantissimo, vivo. Ma povero Giulio, a volte si ha l'impressione che il marmo si abbia ad animare e sentire ancora la sua voce, quella sua bella voce baritonale. Mi quella pila. Ma povero Giulio, quello che era un amico. Ma Cicin. Oh, scusa, non ci pensavo. Ma perché? Parlare di lui è un conforto, no? E specie sentir parlare da chi come voi altri l'ha conosciuto a fondo e ha potuto apprezzare tutte le sue buone qualità. Nessuno più di noi ha potuto apprezzarle. I nostri affari li amministrava lui e come bene, è vero Zaira? La verità. È così, è proprio andata così. Sale Peter. Peccato che non abbia saputo amministrare bene il suo come lo amministrava quello degli altri, meno di uno. Ma pare che qualcuno si sia approfittato della sua fiducia. Ma sì, è stato certamente vittima del suo buon cuore. E poi se sa come si cede, metà pan per tuso se ne fa un altro. È così, è proprio andata così. Mo. Chissà che ora sarà. Bacicin, è ora che andiamo. Sì. Torneremo semmai dopo colazione. Eccoci, bravi. Ecco. Ma torna presto. Ma prima bisogna che io scriva quella lettera e passi dalla sposta per fare la raccomandata. Oh, a proposito, signor Bacicin, mi raccomando. Non può figurarsi, signora. Non fosse altro che poter ricontracambiare in qualche modo tutto il bene che ci ha fatto, procurando così un piacere a quello che è stato il compagno della sua vita. Sì, secolo. Ma che cose che tratta? E te lo diranno dopo colazione, no? Taci un po'. Dico, Taci. Comodo, sì. Lasciami dire le cose che tratta. Ecco, si tratta di vedere se è possibile che la signora possa avere la sua tomba vicina a quella del suo povero marito senza dover ricorrere all'esumazione di lui, dato che dove riposa è la più bella posizione del cimitero. C'è quel bel poggioletto davanti. C'è il poggioletto davanti, che posizione. Ogni tanto può venire fuori e prendersene un'occhiata. Il cimitero. Sì, portateci un bel paio di binocoli, così quale io. Con la mia me mi dica un po', signor tale quale, poi le spese per questi trapassi, chi le fai fa lei? Faustin, se sarà necessario, davanti alla fortuna civile. Ma lascia perdere, mamma, tanto lo sai che io e il papà abbiamo dei modi di vedere tutti differenti. Figliola, non si tratta di modi di vedere, ma si tratta di non essere scemi mondo a bicchino. È perché non ne ho tirato fuori abbastanza di biglietti da mille, sì. Via. Prima per levarmi le gioie d'impegno, eh? Ma dillo così. Pure. Così. Ma sai, è già tanto, sai che me lo ripeti. Ma guarda, d'ora in avanti io non ti domanderò più niente, hai capito? D'accordo! In qualche modo! D'accordo! Una carta volata subito, d'accordo! Basta che ti te ne facci sempre a corte! Baci, Cing!
grazie. Ciao Faustin. Lore. Salutarla. Si conservi. Sarebbe un delitto per la rosa se lei partisse. Nuovo. Dimenticavo. Dimenticavo di salutarla. Ah, mi saluti. Arrivederci. Gianna. Ciao, cara, ciao. Se si trattasse di divertirsi, se si trattasse di andare a ribottare con gli amici, allora il signorino non guarderebbe a spese. Ma per... vergogna! Vergogna Marx! Faustine, nausea mi fai! Nausea! Mia! Schifo mi fai! Ma davvero, ma non sei altro, eh? Ma Schufa, Drun, eh? E cosa fa? Ah, niente, che non stavo una preghiera. Non oh. Di il signoro che cerca di lei. No, che vado a farsi friggere. Come? Che vado a farsi friggere! Anzi, per guadagnare tempo ti chiede, dai l'olio, così va a farsi friggere. Non ci sono, non ci sono, non e ci sono. E oramai, mi cosa ha detto che Shaggy? Hai fatto male. Adesso vai di là e dici, guardi, sa c'è uno che assomiglia tanto, sa lui? Ma lui non è. Ma se gli vado a dire una cosa così, io mi pigia pesce. Non sbaglia nemmeno, vai, vai, vai. Ma si può sapere più, è un esoveno? Il nome gliel'ho chiesto, ma non me l'ha voluto dire. Anonimo, Però deve essere una persona di rispetto, perché è arrivato con una di quelle automobili scusci. E un esoveno le vece, le basano, come un esoveno è simpatico. No, ma è strano, me persone simpatiche da un po' di tempo io non ne conosco. Nemmeno mio! Io non ne conosco. Questo è l'arma! Carlino! Bravissimo, Dio! Come va? Come va? Carlo! È Carlino in persona! Carlino, ma perché non me l'hai detto che era Carlino? Ah, una bella improvvisata, niente nome a questa figgia! Ma che mi dicesse, è Carlino e mi capivo che te... Ma non lo potevo sapere! Ma come faceva, diglielo, se non lo conosco! Sa che sei qui, prepara per un altro tavolo. Sì. Poi ti avverti in cucina che c'è uno di più. Carlino! Come stai bene! Anche chi ne fa che siamo, è Barba! Non c'è, sì! Io sto bene. Quando sei arrivato? Ah, a Genova avanti ieri, Ma appena sapevo che te qui, ma senza dire tre né quattro, ma sono venuto a fare una bella gita immediatamente. Hai fatto benissimo. Era già un po' che non ci si vedevano le altre, più di 10 anni. Più di 10 anni eri partito che era un ragazzino, un bambino. Bambino no. Avevi le braghe corte? No. Avevi le braghe corte? Hai fatto bene a metterle lunghe perché ormai sono tanti di quegli anni. E dimmi un po', adesso come idea? Sì. Siete che fermi tanto, diremo in patria? No, di preciso non lo so ancora, ma un paio di mesi, certo. Ho lavorato per 4, se mi ferma lì, se mi venga addosso la febbre. E la febbre del lavoro, la febbre. Sì, la febbre. Che succede? Ma poi passa. È bravo Carlino. È bravo Carlino. A proposito, ho sentito che là abate sei fatto una bella posizione, Oddio, sai, le prime cose che hai esposto? Le prime? I primi quadri, diciamo, sono discretamente piaciuti. E poi basta. No, poi basta. Anche gli altri, dai primi poi. Ah, primi poi. Sì. Carlino. Sì. Che piacere. Che piacere. Ma questa tua visita non hai l'idea. E poi ho cominciato ad avere delle commissioni, dalla colonia, cosmopolita, poco a poco. Dalla colonia cosmo... Cosmopolita. Polita. Eh sì. Cosmopolita? Lì c'è il mare, sai. No, Polita! Polita! Lì c'è una stazione climatica, ci sono gente di tutte le razze, succede, sì. Ma poi passa. È bravo Carlino! Pensa. Poi mi è capitata l'occasione di fare ritratto a Red del Siam.
Era di passaggio da Nizza, quella è una bella occasione. Re di cosa? Per Siam. Siam. Eh sì? Ra. Un re. Passava. No, passava. Ma sì, ti ho fatto la fotografia. Ha posato. Ha posato. Ecco. Bravo Carlino. Pensa un po', Carlino, se fossero vivi i tuoi papà e mamma di vedere suo figlio così nella celebrità, in una bella posizione. No. No, perché è una bella... No, hai una bella posizione. No, per portarla avanti. L'automobile è tuo. Io ho fatto il viaggio da Nizza. Ma ha detto la contadina che bisogna vedere, farti vedere una corazzata? Eh? È vero? Corazzata no, Dio le... Una 40 capi. L'automobile? Ci dico una 40 capi, non è una grande macchina. 40... A capi. Non ho capito. Eh sì? No, ecco, mi spiego meglio. Diciamo 40 cavalli. Ah, cavalli. Ecco. Scusa, allora io non ho ancora capito bene. Non ho ancora capito bene se sei arrivato con l'automobile o qui cavalli. No, ma il motore che porta 40, ah, 40 capi, cavalli. Ecco, il motore. Termine tecnico, io non saprei spiegarmi meglio. Insomma, e ci succede? Capì, succede? Ma poi passa, è bravo Carlino. Ah, però l'ho comperata d'occasione, ecco. D'occasione. E a Zia? E a Lea? Stanno bene? Sì. Stanno bene. Adesso la visiamo. A Lea? Meschinetta. Ho sentito della disgrazia del... Grazie. Dimmi un po'. Come è andata a suicidarsi? Debiti. Debiti fino a sciapunta di capelli. Per via del gioco, no? Non si sa, mistero. Un giorno per fare fronte a degli impegni si è approfittato, pare, del deposito di un cliente. Ma perché era un avvocato questo? Era avvocato, l'avevano fatto studiare l'avvocato, se gli sono spesi bene le palanche per farlo studiare l'avvocato, no? E insomma che si è trovato con l'acqua alla gola, non sapeva più come fare, sì. Si vede allora lui con una botta di trick e track e ha chiuso il bilancio e tutta l'ora. Chissà la Lea meschinetta. Non me ne parlare. Dopo quasi un anno ti avvedi che lei che piange come se fosse mancato ieri. Vedi? E pazienza, che fosse stato un essere che avesse meritato la botta, l'elidume, me che fa sua bile. Ma non era qualche cosa di speciale questa volta? Speciale, voleva un scemo. Ah sì? Voleva un scemo, semmai era un scemo speciale. Ma tutto per la Lea, tutto quello che l'ho fatto, ha fatto un fin di bene. Sì. Un fin di bene. Sua moglie? Sua moglie ne aveva fatto una marmotta che non parlava e non pensava se non con la sua testa e la sua bocca. Di mia moglie la suocera idme con patate. Mia moglie, io sa una donnina che con due caramelle e due maronglate. Sì, fai dire sì. Quello che vuoi a quella donnina. Come l'aveva in orvie tutte e due al punto che una volta, perché io mi sono rifiutato di pagargli delle cambiali. Sì. Mia moglie è stata 6 mesi senza guardarmi in faccia. Che punto. E mia figlia quando mi incontrava per la strada si girava dall'altra parte. Ma ti lascio dire, ma... Me ne ho fatto. Ma che roba. Me ne ho fatto. E nemmeno da morto mi lascia tranquillo. Come sarebbe a dire? No, perché aveva dei debiti, ne aveva. Capito. E ne ha lasciato di quelli da far venire la pelle di gallina. Ecco. Ben, adesso, tanto la Lea che l'Albina pretenderebbero che io pagassi questi debiti per un riguardo alla memoria dell'estinto. E siccome io non intendo di pagare tutti i giorni scene, lacrime, musi lunghi, ma come? Io dovrei andare in rovina per uno che si è sempre pregato di vedermi morire per pagare con le mie palanche i suoi debiti, ma ringraziando il Signore ci è andato prima lui a sentire cantare il Barbagianis. E voilà, che Dio è giusto e misericordioso, non c'è niente. Cosa se te succede mai, Barba? Chi l'avrebbe mai immaginato una cosa? Tu non hai l'idea cosa è diventata la mia vita da un anno a sta parte. Sì. Stanco di lavorare, ho detto, ben gioco tanto da vivere, cioè cerchiamo di passare in pace a questi ultimi anni, e l'ho fatto bene i miei conti. Ma un rebello in questo paese, in questo schifosissimo di un paese, dove pensa che i giornali, da Siena a qui, da Genova qui, giornali, tre giorni? Un giornale ci mette 3 giorni per arrivare qui. Che servizio! Nemmeno se venisse a piedi, ma perché? È vero. Non c'è un cane. Non c'è un cane da starci un po' insieme, hai incontrato qualche giorno venendo su? 4 carretti con dei muli. Con dei muli, non puoi mica fare dei discorsi con i muli, con i carretti. Sì. Non c'è un cane, non c'è un scemo, ma non c'è uno scemo da starci un po'. Oggi ti arrivo, ti come. Ah, mia, è proprio mia. Ma Barba, burlone. Per dire. E ti sai il più bello divertimento in questo paese che cosa è? Sì. Andare per funghi. Per funghi? Non c'è altro che andare per funghi. Eh beh.
Eh sì, perché qui è un paese che ha un po' di sole, un po' d'acqua, funghi, sole, acqua, funghi. Non c'è altro da fare che andare per funghi e così bisogna riguardarsi sui bei fossi. Ah. Sì, sì, sì. È tutto perché un individuo ci è venuto l'idea di essere sotterrato dove era nato, come se Asenano che fosse stata tanta terra abbastanza per coprirlo. E per quelle di là, come se Asenano per quelle là le lacrime non potessero fare il suo corso a ruota libera, scrive. Sì, sì, come adesso, sì. Mi ti ha lasciato di casa. In questa casa tutti i discorsi sì. si concentrano sempre lì. Sì. Cimiteri? Sì, sì, sì. Oh, wow. Noi parliamo di cimiteri, di tombe. Ma guarda che divertimento. Di tutti i giorni. Tutto il giorno. Così quando vogliamo stare un po' allegri, allora si parla di un trasporto funebre, oh, allora bravo, non c'è altro. Ma che razza di parte. Mi giro da una parte, c'è la figlia che piange, dall'altra la moglie che sospira. Dalla, anche la serva. Anche la serva. Anche la serva. Sì. Anche la serva, con un rubinetto guasso sempre. Che affezione. Bene, questo che non sono neanche padrone di fare due passi per casa senza vederselo davanti col culo storto. E ti vedi tutti questi ritratti? Sì, tutti i suoi. Ah, è sempre lui? Tutti i suoi. Ho capito. Tutti i suoi, lo trovi in piedi, seduto, curicato, sì, tre quarti di profilo. Guardalo là. Tutti, ce n'è uno che pesca. Anche. Tutti i suoi. Beh, mi pare esagerato. Galleria d'arte. Sì, 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 galleria. Ingresso libero. non puoi fare due passi per casa senza vedere solo davanti, perché giri un angolo Pogli, giri l'altro Pogli. Lo sai che non sapendo più dove metterlo, me ne ha messo uno nella mia camera da lei. Anche lì? Proprio di fronte a me, l'impressione che mi fa quel ritratto. Alla sera quando vado a dormire, la mattina quando mi alzo me lo vedo sempre lì con quelli due occhi da pesce, non c'è troppo fresco, che mi guarda fisso, pare che mi dica, ti che vedi non ti lasci tranquillo nemmeno per dormire bisogna capire l'enso che fa. Oh, ma che punti, barba! A questi punti. Ti levilo e che le stacchilo? Non l'ho staccato una volta, l'ho provato. Ho provato a staccarlo una volta al giorno dopo, ce ne ho trovato due. Beh, non oramai. Andiamo, questo è troppo, no? Oramai. Ma sai cosa faccio? Sì. Oh, me ne ritorno la sera da solo. Vado a un trattore e mi faccio delle mangiate. Ecco, ti giacca vedi. La casa brucia a divertirmi. No, senti, intanto un po' di distrazione te la procurerò io. Sì? Ma sì, veniamo a pigiate ed è spesso con una macchina, faremo delle belle gite in riviera, in ma città. Ma davvero, ti sarei tanto riconoscente. Carlino, perché non vieni a passare qualche giorno qui con noi? Perché no? Perché no? No, sicuro, si andrà a caccia, si giocherà le carte, qualche cosa alle bocce, giochiamo alle bocce. Sì? Gioco sempre solo perché non c'è sole. Sole, come fai da solo? Solo, mangoscio, guadagno sempre io, non questo mai non. Ma cosa che lo fa? Che vita allora? Che ti fa, barba. Senti, sì. Quando parto, tu sai cosa si fa? Cosa si fa? Ti vegna passante un po' di tempo con me sulla Costa Azzurra. La Costa Azzurra? Che vegni? Ecco. Anche non fosse azzurra. Cosa chinta? Qualunque colore va bene. Non so di dormire magari dove tieni il carbone. No, che oramai c'è un appartamento con 8 stanze, è tutto mobiliato, è un'altra cosa adesso. 8 stanze, appartamento sicuro, 80. Sicuro, sicuro. Che vieni, che c'è un tuo quartiere per un mese. Per un mese? Per un mese, sicuro. Per un mese. Fare un poco di reazione. Ubriacarsi di sole, d'aria di mare, casino, promenare. E lui niente. Sono tutti PG. Buongiorno. Bella donna. Allora? Che dici? Appena andiamo a Genova ti porto da un oculista. Perché? Fortuna che abbia la donna un veleno. Oh, fortuna. Baladonna? Sei girata! Sei girata! Ma se ve l'ho detto per scarso, E potete portare in tavola, perché le signore sono arrivate. Sono tornate? Oh, vado a sentire! No, momento! No,
E sono andato. Che? Con la, è qui? Se con la rete capisce. Sì. Con la lì, oh, quando te la cominciano a parlare, con la capisco. E non si mangia più. E non si mangia più. Cosa volete sapere? Non io sapevo, tu busto. De lui? Tu busto. 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 Nostri discorsi. Adesso si parla del busto del defunto. Il busto è il nostro discorso. Insomma, il busto l'hanno dato alla mattinata, tiepido. Hanno detto, ma c'è, scopriamolo. Oh. E l'hanno scoperto. Oh, hanno scoperto il busto, portate... No, di là non ci andate, ve lo dico io, cosa volete sapere? L'hanno scoperto, è bello, tutti rimasti lì, per poco. È di marmo, marmo duro, stagionato, va bene? Andiamo. No, ma per giusto sapere anche ma giusto sapere. Cosa volete sapere? Che ve lo dico io, che so tutto. È bello, è somigliante. Parlante. Dice papà e mamma, parlante. Voglio sapere da che parte è voltato. È voltato. Da che parte? È voltato. Voltato così. Così. Come tutti i bus è voltato così. Non l'abbiamo mica messo che è voltato così. Che guarda quelli che passano, è voltato così. È voltato a mezzogiorno, va bene? Mezzogiorno, 12 e un quarto, va bene? Farlo, perché Matteo Sacco, sentite, è voltato dalla parte che si vuole. Hanno trovato un'idea nuova, è voltato dalla parte che si vuole. Ci hanno messo un pernetto, una banderola lanciata a testa e secondo il vento si ho visto. Quale sarebbe una dei miei carnefici? È la serva. Il rubinetto. Ho capito. Dimmi un po', vuoi lavarti le mani, vuoi fare non so cosa? No, poi... piuttosto se ti vado a dare un'occhiata alla macchina, non vorrei che mi si... E poi se ritorni che ti infermi a fare colazione con la Orovici. Mi pare già di essere un altro uomo. Anche gli altri quando sapranno che è arrivato. Albina! Lea! Vedo qui! Sento una di esanare! Una bottiglia! Quando sentiranno che è arrivato Carlino, chissà come restano! Una bottiglia! Una cosa che non ve l'immaginate mai, cioè è arrivato Carlino da Nizza. Carlino? Ha voluto farci un'improvvisata, è andato un momento dal contadino, adesso ritorna che si ferma a fare colazione con noi. Mamma, mi fai preparare nella mia stanza, perché io non voglio vedere nessuno. Lo sai che la gente mi infastidisce. Quando le cuscino mi fa su vedere meno me. Ah. Ti faccio compagnia, cara. Brava, mamma. Un momento. Forse non mi sono spiegato bene. È arrivato Carlino, tuo cugino, cresciuto in casa nostra. 10 anni che non lo vediamo, è diventato più lungo. Ma dopo dieci anni è come chi redivivo, Lea, come stai? Stai bene? Ma sì che stai bene, questa qui, ma è diventata più giovane la zia, più giovane. È diventata giovane, al mattino fa la corda. Adesso ci faccio fare con l'affare del lupo. Ecco, bravo. Quante cose da quello giorno hai saputo, vero Carlino? L'ha saputo. Vedi la commozione di vederti arrivare. Volevano camminarti in corso. Non è il caso, adesso arriva lui, si ferma a fare colazione con gli altri. Ma sentiti, ma che volta fa? Mettetevi a fare colazione. Oh, ma Carlino, andiamo a prendere una bella giornata così, un po' di festa, Carlino. Evviva Carlino! Evviva Carlino! Oh, Filomena, portate a tavola che ci siamo. Chi da vinci? Prendi un po' di menestrone. No, figurati a colazione. Ma domani, menestrone, facciamo magari le lasagne. Le lasagne con le trofie, come fa bene. Vediamo, sì. Vediamo, monsieur. Barbagiani, che non siete altro. Anima, sì. Beh, sentite, male signore, ma dove siamo? Cominciamo a fare dei complimenti. Lascialo stare alla bau bonton e lasciati servire da me. Allora dai. Ti vedi, sono gallinette del mio pollaio e funghi. Funghettini trovati da me stamattina. Sì. Roba di stagione. Vai, mangio volentieri. Lei. Cosa c'è? Thank you.
Cosa c'è stato? Ma cosa le è successo? Sì. Le è successo che ti hai perso il cervello. Ecco cosa le è successo. I funghi. Ma cosa ti ne hai fatto di giudizio? O che va proprio a nominare i funghi che erano la passione e quello mortale. Signor Santissimo Padre Eterno, proteggetemi del resto inverso, la barca, andiamo tutti a bordo. Ma che succede? Ma ti che vedi, a che punti di schiavitù sono ridotto, ma fino a dover mangiare come vuole lui, eh? Ah no, sa, questa soddisfazione non te la do, domani mattina bevo magari un buttigiun dei udericin, ma quelli funghi lì me li mangio tutti io. Per amor di Dio, ma sono indigesti, ma ci mancherebbe altro. No, signore, Niente. Ma poi a Filomena la dito che per via de... E voi andate sempre a retta con Lucena, pigimo da una Filomena. E stiamo a vedere che tutto il genere romano non muoverà più fuori e non potrà nemmeno più danzare. E quello che dico anche me. Invece quella vegia l'era già un giorno più che l'altro. Non vorrei sbagliarmi, ma usciutaci cinque a Filomena devan armà qualcosa de grosso. Perché? Okay. Vedo sempre insieme a fa pissi pissi. Cosa fanno? Pissi pissi. Pissi pissi? Sì. E nessuno è lì. Cosa è sto pisi pisi? Oh, ma show padron, ti scurano insieme. Ah, dimmi che parlano insieme, pisi pisi. Parlano piano, pisi pisi pisi. Pampo, ci vede la sadito anche Carlin di lasciare tranquilla la signora, ma se non se fanno santo di non stare agli ordini, Filomena che mette in manto ti ritratti del suo padrone, e poi con un calcio cas. So io dove ci faccio passare il carciallo della villa. Benissimo. E usciuba ci cimba vivo con due schiaffi a dovere, lo mando a parlare coi pesciolini rossi nella peschiera. Benissimo! Intanto di me, Pom. Sì. La Filomena ha detto di non ballare. No. Io vi do ordine di ballare fino a che avete delle scarpe indosso. Oh, che bello! E vi portate un paio di scarpe di ricambio. Ma va bene! Sì. Sciò padron, che bellezza! E poi mandate a chiamare quello dell'armonica. Ah, sì, sì. Che pago io. Beh. E mandate a chiamare anche uno che suona la chitarra, che pago io. Sciò padron, quello da chitarra che lo mi, è mio cugino. Oh, quello viene gratis. Ah, sì? Sì. È un cugino. Un cugino. Suona la chitarra? La chitarra. E viene gratis. Gratis. Un cugino che suona l'armonica non ce l'hai. Quello no. Lo paghiamo. Benissimo. Lo paghiamo. E sabato sera quando finisco di mangiare vengo qua due insati anche a me. Buscia? Parmiro, un ballerino a suo tempo che ci faceva caldo, sai? Ma davvero? Un ballerino, per esempio, la mia passione, valzer. Ah, oh, che bello. Che bello. È il valzer. Suonavano polka e mazurka. Io ballavo sempre valzer. Se lo sanno suonare lo facciamo insieme, apriamo le danze con quel valzer lì, se non lo sanno suonare ce lo fischio. Sì. Ce lo fischio ma facciamo il valzer, col valzer. Ale così, ballo, in presto andrò a imparare anche le danze moderne. Voglio imparare la cucaraccia, la rumba, la cia, tutto quello. Sì, buongiorno. Ciao. Come va? Chi non muore si vive. L'ho detto, sei prestuosina 4-5 giorni. Ma no? Quando manchi qui dentro le giornate diventano mesi. Grazie, ma va là che in compenso stamattina ho fatto una bella proposta, se? Va
basta di, basta che non si tratti di farmi il ritratto, no, quello... No, no, ormai mi hai fatto l'affronto. No, no! Rifiutare una volta, basta. Ma figurati, io sarei orgoglioso di farmi fare il ritratto da te. Sì. Ma mettiti in ponte, me pane. Sì. Mi fai un bel ritratto e non c'è niente da dire. Niente. Questi di casa prendono il bel ritratto che mettono una bella cornice. Sì. E fin qui non c'è niente da dire. No. Un bel giorno io... parto. Qui ci sarebbe da dire, ma è inutile dire. È inutile dire. Cosa succede? Che in questa casa prendono questo bel ritratto, sì, con questa bella cornice, mm-hmm, e l'attaccano vicino a quel decotto là. Capito? Pensa un po' giorno e notte tutti e due le vicine una. Vabbè, mi rispetto i tuoi idee, non ne parliamo più. Dunque, diceva che ho da farti una magnifica proposta. Una gita in salotto, ma sicuro, ma più lunga e più bella di quante se ne fatte finora. Ha provato l'anime già più uno. Sicuro, bene, dimmi un po'. La zia, la Lea, sono là. E ciao. Oh, lo do, ma cosa mi piace. È vero? Cosa mi piace andare via? Io? Via, Lea, sono ritornato. Voi Carlino, venite? Fate presto, ho da dire una cosa Carlino, importante. Carlino, io mi metto sì davanti. Aspetta, Mi metto davanti. No, che prendi così l'aria. Così, suono. Ti fa male. No, ci metto di giorno, metto un quadro qualcosa. Non mi metto davanti, mi metto davanti. Tu che barba. Di qui a via Reggio, che è circa 125 chilometri, in 2-3 ore ci si va, ma comodamente. Di qui a? A via Reggio. Quel paese che è lì, della di quel monte lì, non è via Reggio, è Monteggio. Che c'entra Monteggio? Io dico via Reggio. Via Reggio? È sicuro? Con la macchina si riesce a portarmi a via Reggio? Sì. Ma via Reggio, diremmo via Reggio proprio dove c'è via Reggio? Via Reggio, a via Reggio, sur la machine de notre cuisine. Bravo, Francesco. E lui? Niente, e lui niente. Piuttosto, Barba, senti. L'invito alla Lea, bisogna farlo ma con una certa diplomazia. Sì. Perché quella lì, se no, attacca, ci l'attacca, la diplomazia. Senza dare importanza, come se fosse una gittorella. Come fosse una passeggiata. Vero, andiamo fino lì. Giriamo l'angolo. Capito? Giriamo l'angolo, andiamo a comprare un pacchetto di sigarette. Ecco, ecco. Indifferenza. Indifferenza. Senza dare importanza. Sì, ecco, d'accordo. D'accordo, eccola qui. Buongiorno. Zia Carissa. Bentornato. Grazie. Stai bene? Vedo. Carlino, novità, gente. Oh, un tempo magnifico anche l'asilo. Sì. Senti, caro, hai visto l'avvocato? Che domande, fino al primo giorno, immediatamente, l'hai visto? Sicuro. Che cosa ti ha ecco, detto, pazienza un momentino, perché prima di tutto bisogna che dimostri che non mi scordo mai della mia zia. Ma sei sempre lo è arrivata la Befana. E chi parla del te? Dico dell'Efre. Zia, intanto ecco qui è caramelle de menta, le piace. Grazie, ti sei ricordato. Sei disturba sempre. Con la caramella. E qui ci sono cioccolatini al cognac, ma deliziosi, eh? Anche questi per me. Sicuro, per ma non te ne sono raccolta. Figurati. No, ma figurati. Questi poi sono canditi di Genova veramente non plus ultra. Ah. E tre, Come dici, ma mortifichi, no, ma no, Carlino. Io non sono mortificato. C'ha pazienza a mortificarti, quello. Guarda che ti conosco, mascherina. Non ce l'ho. No, grazie, ma perché ti disturbi? Naturalmente c'è qualche cosa anche per te. Ecco qui intanto un bel flaconcino di acqua. Di acqua, acqua, le ci dico. Acqua di Colonia, acqua, si sente. Acqua, non ti disturbi che non è il caso. No, no, questa poi l'ho comperata. Figura. Col patto di poterla cambiare caso mai non fosse di tuo gusto. Oh, ma no, perché vedi, mamma viene a vedere l'altro giorno, viene a vedere, mamma. Dicevi di andare a Genova per via di una vestaglia. Sì, ecco, ma perché è uscita la tua, eccola qui. Guarda qua se hai indovinato il tuo gusto, perché è un po' una cosa un po'... Ma io non so cosa dirti, Carlino, ma è bella, bellissima. Sì, perché... Ma guarda, guarda, mamma, guarda, che bella. Proprio bella, bella, bella. Dai, sì. Carlino, Carlino? Sì, perché, eh? Carlino? Hai mica dimenticato qualche pacchetto? Sì. Cosa dici? E cosa ti vuoi a casa di me? No, delle volte in automobile si mette lì il pacchetto, brum brum brum, pacchetto, ma hai mica dimenticato? Uno, due, tre, quattro, cinque, no, e sono tutti. Ci sono tutti. Altro ti vuoi che me? Perché, Barba, scusa un po', per...
Oh, ho capito, mi mortifico, ho capito, mi sono dimenticato. Oh, ma papà! Ma cosa vai a pensare? Ma mi sono dimenticato! Ma io non so. Ma Carlino! Ma io non. Non so, sai, se potrò metterla. Ma perché? È corta. Ma no! Ma che corta, papà? Ma sì, alle che? Alle che? Ma come, va? Ma è piegata, è piegata, è piegata! Diventa più lunga! Ma non è corta, papà. E allora? No, soltanto, vedi, che sono in lutto, no? Bisognerebbe che fosse nera o almeno, sai, di una tinta un poco scura. Nera. Lutto. Nera. Sì, papà, cosa vuoi? Lutto, nera. Va bene, la tinta, lascia perdere, che poi a forza di portarla la tinta si prende. No, e lascia perdere. La tinta, lutto, lutto. No, andiamo, che dopo i primi sei mesi, ma lo è consuetudine, no? Andiamo, lei. Dopo i primi sei mesi è consuetudine. Tutti siamo in ritardo di 5 mesi in madre. Sì. La consuetudine. E quel dolore vero non ha niente a che fare con le cose esteriori, scusa, Lea. Questo è vero. Quello che conta poi è il dolore intimo. Intimo. Il dolore interno. Ecco, brava, brava, cosa mi piace. Il dolore deve essere intimo. Deve essere intimo interno, il lutto. È interno il nero. Il nero deve essere interno. Come i calamaretti le seppie. Ma è bella, però è bella. Una donnina intelligente come te, Malea. Oh, dunque, si diceva che sono stato dal tuo avvocato. Ah, sì. Dimmi, Carlino. Sì, che ci sono stato. Ma se sono stato anche a bagnare super, noi ho bagnato. Che non la è, che ne è del tempo da buttar via. Dimmi. Dunque, che io ho parlato col tuo avvocato, cioè con l'avvocato Ferrari. Sì. E per combinazione, guarda, abbiamo fatto il ginnasio assieme. Ma davvero? Ma sì, Ferrari, E quando si dice, E dimmi, ti ha detto se è riuscita a riscuotere qualche cosa? Oh, Dio, qualche minuzia, qualche cosa. Come qualche minuzia? Ma Carlino, ma cosa dici? Eppure è così. Dici, Cosa c'è, papà? Ah, niente, Lidia, me lo può... Sì, ecco, lasciane parlare. Vabbè, bravo, lascia un po' parlare. Oh. Ma ecco. Io ti Barba, sono cose serie. Sono cose serie, lasciane parlare. E io conto. Voi avete parlato della vostra cosa, io conto. Dicevo, per la liquidazione dei grandi magazzini. Senti, ti ha detto niente? Sì, ma a quanto pare questo credito dovrà essere assorbito da acquisti di merce prelevato da tuo marito sugli ultimi tempi, ma non pagata. Quando avrai la ma cosa dici? Che tutto sarà stancaccio. Parlate, venite, parlate. No, finiamo? No, finiamo. Per forza. Allora, eravamo rimasti? Rimasti. Ah, ma ti dicevo, Carlino, caro, quelli sono conti presto fatti. Non credo, sai. Ma sì, qualche taglio d'abito per lui, per il buon'anima, poverino. Sì. Un po' di biancheria per casa. Per me, guarda, per me, 2 camicette. E basta. E basta. Basta, andiamo. Dove dobbiamo andare? Sentite, sono quasi le 9. Quasi le 9, alle 10 siamo in automobile. E verso l'1 siamo a Viareggio. A Viareggio, lì ci sediamo a lieto simposio. No, ma per... Stiamo in piedi? No, Barba. Andiamo a giocare la voce? No. Ma per scaggio, dove vuole cosa? No, quando siamo a Viareggio, Dio... Si mangia un boccone, sì, poi sì, alla sera, all'angolo. Al chiaro di luna, ritorniamo a casa. Cosa c'è da niente? Prendiamo un paio di sigarette. Ti pare? Lea. Approvato. No, grazie, ma andate voi. Perché? Come andate voi? Scusa. Oddio, è vero, io in automobile ci sono già venuta. Sì, ma vedi, papà, si trattava di gite qui nei dintorni, no? Ebbene, questa, scusa, sei una gita un po' più lunga, no? Metti insieme 2 o 3 dintorni, facciamo quella gita lì. E poi, mamma. Cosa c'è? Ma andare al ristorante. No, io non... Andare al...
al ristorante. Ristorante? Sì. Il ristorante è dove si mangia. E non si può andare al ristorante, non si può. Ma tu sai che bella, che non si può nemmeno più andare al ristorante. Non si può nemmeno andare più al ristorante. E va bene, quando saremo via Reggio Minuto, se portiamo quattro bulatini andiamo a cercare la minestra dei frati. Andiamo al ristorante. Al ristorante si va a mangiare al ristorante. Non andiamo mica là per fare i salti mortali sulla sale o le pirulette. Andiamo a giocare. Ma scusa, andiamo a giocare a scondi l'anghilla. Al ristorante andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare al ristorante. Senti un po'. Ma è bella questa. Lea, se tutta la questione sta nel ristorante, facciamo così, cerchiamo un locale un po' più appartato. A Viareggio ce ne sono tanti, ti pare? Beh, allora, se un locale un po' appartato... Eh sì? È appartato. Ecco. La cerchiamo appartata, mobiliata, come vuoi. Basta che sia un locale che quando si è dentro poi si mangia. Va bene? Mi capisci, no, okay. Papà? Capisco. Altro è un ristorante e altro è un localetto un po' appartato, no? Sono in lutto, papà. Vabbè. Se in lutto non deve più mangiare, perché se in lutto, se quelli che sono in lutto non mangiano più, cosa succede? Che muoiono, allora altri lutti, e lì muoiono, e mangio pazienza, non si può più andare al ristorante, non ci sono quelle grotte. Si può andare al ristorante. Si può andare al ristorante. Ma perché, mamma mia, non mi ha una cosa talmente grossa? Allora, se mangi, tu in lutto non vieni. Non vieni al ristorante, vado io che in lutto non ci sono. Lo so. Come ne vado al ristorante, tu te ne stai dall'altra parte della strada in una bella macchina tutta dipinta di nero. Tutta dipinta di nero, te ne stai là in macchina e vado al ristorante e ti porto i totani fritti nella macchina. Facciamo così? Ma figurati. Ristorante, bar le scorse. No. Ma cosa no? Poi al ristorante ci sono le luci. Ma che luci? Ci sono le luci al ristorante? Già. Per forza ci sono le luci, per vederci. Se non c'è la luce non si vede. E se non si vede uno entra nel ristorante o si ingombo fa da corsa tutta la sala, va a finire in cucina con la testa nel minestrone se non si vede. La luce ci vuole la luce, se c'è buio che non c'è luce, uno prende la porpetta invece di mettersela in bocca, se la mette qui, se non si vede. Ma ti ho sacco la grossa quale della luce, non c'è buona luce. Oppure entriamo in quel ristorante, ma ce lo diciamo al padrone, ecco, ce lo diciamo al padrone, guardate, noi entriamo nel vostro ristorante, ma via tutta la luce. Via tutta, a meno che non ci abbiate un po' di luce nera, noi. Una luce così a mezz'asta, non so. Ma mi fai ridere. Ma la pazienza. Ma è grossa. Si può andare al ristorante. È vero che a Viareggio noi poi, in fondo, non conosciamo nessuno. Ma nel fondo ne sì, ma non conosciamo nessuno. A Viareggio non conosciamo nessuno. Se poi incontriamo qualcuno che conosciamo, ci voltiamo di là e diciamo, ma che sembriamo? Ma non lo siamo, non conosciamo nessuno. Facciamo una cosa, ci andiamo a mascherare. E che mascherare? Siamo mica di carnevale, no? E a Viareggio fanno quelle cose lì. Io c'è dei tulipani belli, ci mascheriamo da tulipani. Non conosciamo nessuno a Viareggio. Conoscevamo uno. Si conosceva uno a Viareggio, non c'è più, è morto. Morto negato. Faceva il bagnino, non sapeva nuotare, ma... Andiamo, vieni, perché altrimenti qui non si finisce più. Ah, giusto, Faustin, non si potrebbe evitare anche la signora Zaira Cuscio Bacicci? Oh, sì, papà! Ma perché vorresti caricarmi anche con i due ciappetti? Ma perché non ti fa più? Perché non
non ti fa piacere? Oh, no, mi fa piacere che non vengano, ecco. Mi fa piacere. Mi fa piacere che non vengano, non mi fa piacere che vengano, una delle due. Siamo noi altri quattro belli comodi, lì, comodi, ma che non noi altri quattro e basta. Siamo sempre stati, no? Adesso non ci siamo più. Siamo ne altre quattro, siamo ne altre quattro e basta. Ma scusa Carlino, hai cambiato macchina? Oh, sempre quella, è sempre quella. E allora, papà? È sempre quella, ma non ci stiamo più. Ma era una macchina... La lavata due o tre volte... Guarda un po' di tempo a sta parte e fa delle figure. Figura. Fa delle figure quello lì. Caro, mi hai visto, è diventato anche più pallido, più è diventato. No. Ma che manco poco che ti nugastessi tutto col tuo simposio, le bocce, eccetera. Detto, bisogna stare attenti. Oh, cosa vuoi, ma è così. Ma se noi altri vogliamo guarire la sul serio, la lea, bisogna le vaghe dal turno, quelli due. Avete con la lea? Cicin, è quello Zebibo, è quello Zebibo. Vedi, no, con la lea, sapendola prendere, con la lea, poco a poco, cambia. Ma sapendo, manca sapendola prendere. Ma che io ma sarei cosa per... Fedo? Cosa fate una predica appositamente a tutti ma e due? Ma che predica? Per un po' quelli ma non signore, qui che fai bisogna suonare che a campana grossa. Ma non è vero. Altro che signore. Non è vero. E io intanto voglio un po' sapere cosa traffica quelli due che mi hanno detto che fanno sippi sippi. Cosa fanno? Cosa fanno? Sippi sippi. E cosa è che... E cosa sono questi sippi? Sippi? Vabbè, fanno pissi pissi. Pissi pissi, parlo piano, parlo piano, parlo piano. Ah, ho capito. Santo Dio, vedi che se non so tegnare niente così, vediamo, studieremo dell'altro. Ma con l'azione dirò così violenta, ma si potrebbe ottenere l'effetto contrario. Io sarei per legnate. Non è vero. Legnate. No. Perché la missione e la galera lasciano l'uomo come ma non è vero, secondo il caso. Secondo il caso. Che mai che... Garsumpe a spesa, cosa vogliono da mangiare? Oggi ne ha di mangiare. A Viareggio. A Viareggio. Baladonna? Sì, anche io. Prima di tutto vi insegno che quando si entra in un locale che ci sono delle persone, bisogna dare il buongiorno. Cosa aspettate a imparare l'educazione? Bimba, bimba. va bene. Buongiorno. Buongiorno donna, buongiorno. Non vi arrabbiate. Non vi arrabbiate, che da arrabbiarvi potreste anche diventare bella, non si sa mai. In quanto poi ho la spesa per mangiare oggi? Nibba. Come sarebbe a dire nibba? Nibba? Nibba. Che lingua povera vuol dire niente. Lo dico in italiano, niente. Te lo dico in francese. Rien. Rien. In spagnolo, nada. Nada. In tedesco, nada. In giapponese, chikichai. Oh, chi te l'ha detto? Me l'ha detto uno di Biela. Chikichai. Chikichai. Come niente? Niente, niente. Niente, oggi si mangia fuori di casa. Ma dove? Fuori di casa. Dove? Sul marciapiede. Guardi, quando sente Viareggio, quando sente Viareggio con la lingua lunga, sbatte in terra, quella lì dall'emozione, dalla rabbia, figurati con la donna lì. Volete sapere dove andiamo a mangiare? Sì. Ti vediamo, ti vado, vedrai che sbatte, vedrai che... Se state là ve lo dico. Chi? Ma non manco. Ti vedi a casa sbatte in terra, ti vedi a casa. Volete sapere dove? Andiamo a Viareggio! A parte. Non abbiamo pensato a levare la tavola. A Viareggio se capiamo? A Viareggio, mica Monteggio, Viareggio. Viareggio,
a 300.000 chilometri di distanza. Zio. Beh, andate e ritorno. La facciamo due o tre volte. E lì crede che andiamo a piedi, ma capite, andiamo in automobile. Che automobile? Dicali un po'. Com'è quella qua, eh? Dicali un po' che automobile, eh? A me. C'è. Una 40 capì. No. Non ha capito niente. È una 40 capì. A capì? Cavalli! Cavalli? Poi me la spieghi perché io non ho ancora capito. E tutti andate? Tutti. Ad eccezione di voi. Anche la signora? Sì, anche la signora, ma voi no. Tutti. Vedi che nel momento sei in ghingheri mi dici come mi posso un po' mettere, sì. Perché sul tramvai so come vestirmi, ma da un automobile... Sì, no, sì, ci penso come... io, mi dici che si andiamo a via Reggio, 300.000 chilometri da distanza, 100.000... Ah, no. Vorrei che fosse un paracoro io con la maglietta. Capisce? Se capisce, sì! Sì, allegria! Già mi a quello francese un lato, non posso fare altro che mandare un accidente. E a chi? Niente, mi intendo da me. Qui c'è la posta, la metto qui. E mettila un po' dove ti vuoi. Ma come sei negra? Che ti arrabbiata questa mattina? Ma niente, no, ho detto di no, basta, vai. Ma ciutosto, vieni un po' qui. Senti un po', dimmi un po', in paese... Non hai mica sentito dire niente. E di che cosa? Che la signora da un po' di tempo ha fatto un certo cambiamento. Ah, che se fa un po' più di coraggio. Ecco, e che va in automobile. Oh sì, questo sì. Ma se capisce che ha da fettarselo. Ma cosa se crede anche a gente a sedia orba? Ma dico, che cos'è che pensate? Che dicono che faccia male? Ma anzi, domenica, quando la signora Lea e Uscio Carlin uscivano dalla mensa, ho sentito io due che dicevano, che coppia, quello sì che andrebbe bene per la signora, mica il morto. Ritta sfacciata, chi è loro? E perché? Ce ne sono tanti cugini che si sposano. Basta. Voi mi sentì cosa dicevano, no? E io ve l'ho detto. Basta, vattene. E ci che roba. Che roba, che scandalo! Che scandalo, signore! Filomena, abbiamo delle novità! Ma Ciccin, pensavo proprio come vedilo, come parlare. E per cose? Cose brutte, tanto brutte, tanto brutte. Benedetto Iddio, ma cosa le è successo? Corre voce che la signora se torna a sposare. E che a sposa niente po' di meno che venisse l'accidente a lei e a chi ci ha venduto la benzina per venire in Italia. Che orrore, Filomena, che orrore! E oggi se ne vanno tutti quanti, ciò sa dove? A Viareggio! A fare baldoria! Anche la signora Lea? Anche la signora Lea! E pare come festa di fidanzamento! Qui bisogna assolutamente impedire che una cosa simile si verifichi. Sì, ma è com'è? Qui bisogna agire energicamente, molto energicamente. Sicuro, che piace noi. Filomena. Pensami. Oh, brava Filomena. Felice giorno, Maria. Buongiorno, signor Bacici. Ero qui perché avevo proprio bisogno di dirle due parole. A me? Sì, mamma, non chi. De là semmai. O meglio, nella serra dei limoni. Bene. Vada intanto lei avanti, vada. Io vado, recedo e attendo. Ma cosa c'è? Noi due, per non dare sospetto, passeremo dalla parte di sotto. Ci avvenne, Cialea. Sì, ma mi dovete dire, perché io non so niente. Che scandalo. Uno scandalo. Ma cosa mi dite? Ma cosa è successo? Ma raccontate, questi poi semmai me li metto in macchina perché va a finire che si investe con quell'affare.
Invece così, adesso hai ragione, se verso sera facesse frescolino, sì, con questo mattappo siamo a posto. E ti dicevi tu? Diceva che l'altra gita che faremo occorrerà stare fuori 3 o 4 giorni, perlomeno. Sempre più difficile. Ma sempre, sicuro. Anche allora, scusa, se io faccio un po' il padrone del vapore, come si dice, in altri 4 e basta. Sempre noi altri 4, naturale. E anche quando voleva invitare mia moglie, poi io ho invitato la signora, sì, io ho detto, non ti interessa? Niente, signora. Proprio niente. Perché? Levate l'inconveniente che è la moglie di quel tintorretto di suo marito, ma si può negare, sempre è già stata bene. I montanari tutto l'anno. Tutto l'anno, no. Lei se ne ritorna in inverno, c'è una palazzina a San Simone. Oui. Sotto a Righi, sì, c'è una palazzina. Bella posizione a San Simone. L'inverno volevo venire se tutto l'anno sta. La posta. Oh, che è qualcosa per me? Questo è tuo. Grazie, secolo. Grazie, secolo. E questo anche. Eccolo. Ecco, vedi, questo è un paese che ti capita addosso 3 secoli in una volta. È vero. Non me c'è niente. Amite un po' queste cartoline. Sono di Nizza. Io guardo un po' che scritti di Nizza. Di Nizza? Oh, che piacere! Eh? No, questa no. Cosa? Questa nemmeno. Tutte di Nietzsche. No, Nietzsche. Sarà vicino. Nietzsche, ma quel francese! Ah, che scemo! Che scemo è Nietzsche? Nietzsche. Bello. Dunque. La l'amico Ferrari, l'avvocato. Minari. L'avvocato che scrive. L'avvocato, hai qualche altro debito? No, che doveva scrivere, una cosa molto. Intendiamo che io non pago, basta io, basta, non pago. Vedi che faccio? È qualcosa, no? No, non è un cliente, devo andare a Nizza per un affare. Senti, mi fai premura alle signore perché viene da poco. Dove? Dove datemi la torno? Datemi la torno, dovresti la pinetta di Viareggio si incendia e ti saluto. Andiamo. Allora, Zanfang. Scusatemi, cari, scusatemi, ma io non posso più venire. Cosa c'è? Niente, soltanto un po' di mal di testa. Sì, mal di testa, no? Sì, anzi, ero andata un po' in giardino per vedere se un poco d'aria. E non ti ha fatto niente? Non mi ha fatto niente. E allora vado un po' sul letto, vado un po' a riposare. Ma se si fa la gita, scusa, è l'ora di dire. Andate voi. Senza di te? No, la gita è fatta esclusivamente per te. No, è impossibile, cari. No, ma lei ha fatto un po' di coraggio, vedrai che l'aria. Lea, guardami. Ti guardo, papà, ma non è possibile. No, Lea, senti, arrivederci, cari. Zia, se non c'è qualcosa da dare, qualche calming. Sì, in calming devo vendela. Ma ti dico, avete, mi pare fino a impossibile. Anche a me. Calma, mi raccomando, calma. Calma. Ma cosa ti fai? Calmi, pazienza, sarà per un'altra volta. Cosa che devo fare? Sono dei vari mandosi, l'imperatore della Scalogna. Lui. È lui che prega che non me ne vada una. Ah no! Ma... È lui! Ah no, guarda! È lui! Sai che da chi ne scappella? Scendi giù!
avanti. No, 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 signor. Niente. Non è così. No. Perché può pregare tante volte la paura? La paura? La superstizione? È superstizione. Che davanti vivo che fa il naso come un paraguay. Sciocosì, ce li ho presi. Cosa? Tutti e tre nella terra dei limoni. Cosa? A Filomena, Usciuba Cicin e la signora. Davvero? Sì. Che forse qui si va a scoprire l'arcona. Quando è stato? Pochi minuti fa. E hai mica sentito quello che dicevano? Sì, ma semmai io non ne ho colpa, eh? Ma che? Figurati, anzi. Quando ti sposi, sì? Ti regalo un vestito tutto da sé. Oh, grazie, suo padrone. Quando ti sposi? Sì, sì, quando mi sposo, eh? Fidanzato? Ce l'ho. Bisognerà informarsi di quell'individuo di oggi. Oh, perciò, Santina, sentiamo, su, presto, dimmi. Oh, dunque che pochi minuti fa ero lì nell'orto che davo da bere all'insalata. Sì. Quando tutta assieme te vedo su Bacicinco venie quaccio quaccio e si infila nella serra dei limoni. Ci siamo, ho detto. Difatti, dopo un poco, t'arriva anche la Filomena con la signora e si infilano anche loro nella serra. A lua mi, in gatun, tenendomi un respiro, mi sono avvicinata tanto che ho sentito tutto. Bravo, bravo! Bravo, 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 dini, dini. Dunque, che da quanto ho inteso, dicevano che la signora Lea doveva venire a fare una passeggiata in quell'automobile. Sì, 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 certo. E anzi, la signora ci veniva volentieri, eh? Ecco. Ma poi loro hanno cominciato a dighene tante poi tante che la signora Lea alla finio con l'imprometighe de no venighe ci. Hai capito? Hai capito? Vorrei vigliacchi, vigliacchi di bella ondoregna, da galinia, hai capito? Non sapevo. Hai visto cosa hai fatto con le tue prediche, con i tuoi discorsi? Ma che prediche, ma che discorsi, casci più nielegnate. Ecco. Non prendertela con la maniera. Ma come me lo della calma, ci vuole della calma. Della calma, calma. Bisognerebbe avere, non so, del latte nelle vene, mica tu sangue. Ma prendela con calma. Bellissimo, una ragione. Alle gente quella lì da bruciare. Alle gente da bruciare viva e poi legnate. Ecco, ecco. A la testa anche te, ma lascia perdere. Certo, perché è una vergogna. Lo so, vergogna. Lo so anche io. E non ho mica ancora finito, no? Non l'ho mica ancora detto cose se son misti in tassuca. Cosa? De fanda via usciu Carlin de chi? Mi?
Sì? Mi andavi da chi? Aspetterò l'usciere per lo sfratto. Oh, meschinettina. Leder, ma quelli sono scemi, sì. Ti vedi che sono scemi? Lo so, è vero. Sono scemi, sono a rovinare proprio chi tu capito. Sono a rovinare. Da, capito? E chi dovrebbe fare sloggiare il signor Carlino? È la signora Lea. La Lea? Sì. Oh, la signora da principio non ne voleva sapere, ma poi se capisce, con tutte le malignità che Gandetto d'antende. Quale malignità? Momento. Storie, tutte storie, perché sì, un paese potranno dire che la signora Lea o Sciu Carlin potrebbero anche essere una coppia, come sai che dice, di quelle baciocche. E invece allora... Ma non c'è mezzo cristiano che possa dire male. E allora cosa andate a intendere? Discorsi, si intende che insomma, tra la signora Lea e il signor Carlino... Ma scarse indevigliati! Mi qua Lea! Ma scarse indevigliati! Bravo, ascati tempo anche te, bravo! Hai visto con che generina e ti va a fare discorsi, va a fare prediche. Per fare così, lo so io! Bastoncino! Tu lo fai con quel bastone? Non lo so, ma la mattina che faccio la spiaggia degli innocenti che la... Tanto lui lo stesso perché non ha fatto la cosa, li prendo lo stesso. Ti prometto che a mettere le cose a posto che penso io. Ma sì, quei prediche, quei discorsi, ma ti va la stessa. Quei prediche, quei discorsi, ma capello e me va. Senti, ti dago parola che ne sciurtiamo senza bordelli. Parola! Dico, vero, suo padrone, noi non ci siamo visti, no, noi non ci conosciamo. Anzi, insieme al vestito di seta, tre paio di calze di seta. Oh, grazie! Intanto tre secoli. Sentimi, t'avviso che se il tuo, diremmo specifico, non mi convince, sì. Io mi attacco un'altra volta al santo di legno. È d'accordo. Sentiamo, perché è una pratica che mi fa piacere, vedi che testa è cosa. Sta bene. Sentiamo. La mia però non commette delle leggerezze. Mi posso fidare della tua serietà? Dico questo perché si tratta di una cosa molto delicata che la Lea non deve venire a sapere. E appunto, perché deve essere tenuta segreta, fra me e te si farà un piccolo sacrificio. Piccolo sacrificio? Sì. Cioè? Ecco. Può darsi che noi altri, per non vederci costretti a fare certe confessioni, sarà necessario fare finta di aver riscosso del denaro e tirare invece fuori noi altri dall'altro. Argent? No. Hai detto tirare fuori dell'altro argent? Oui. Hai fatto bene a dirmelo in francese, così non ho capito niente. Va bene, questo qui ne parleremo dopo. Non ne parliamo più. Va bene, non ne parliamo più. Senti, intanto mi pigio questi due signori, Filomena e quell'altro, perché fa un discorsetto semplice. Cioè? O voi altri confessate alla Lea che tutto quello che gli dite da intendere non è altro che un sacco di bugie e finì una volta per sempre delle schiave in tifeti, so? O io dico alla Lea, chiaro e netto, cosa? Te? Questo è quanto mi scrive l'avvocato. Avvocato? Cosa c'entra? Leggi e vedi. Caro Carlo. Sì. Ricevo in questo momento la nota dettagliata dei prelevamenti fatti dal defunto marito di tua cugina nei grandi magazzini, e Dio che disastro! Poi se le bruciò tutto. Vai avanti. Immagina che il famoso credito viene ad essere completamente assorbito, ad eccezione di poche centinaia di migliaia di lire, e il peggio sia che si tratta esclusivamente di generi da signora. Da signora. Cosa è? Vai avanti. Vedi bene dunque che quel vago sospetto che mi era subito nato da un primo sommario esame dei libri è divenuto purtroppo certezza. Certezza. È divenuto purtroppo certezza. Ecco, e cioè cosa lui? Arriva fino in fondo. Vai avanti. In quanto è del così. Ti sento di là. Quanto è? Sì. In quanto sì, è da sì. Pian. Da escludere nel modo più assoluto che tua cugina possa aver avuto per sé tanta roba e di così rilevante valore. Conclusione dunque,
E lì che tanti puntini, tanti puntini. Hai capito? No. Ma come? Ma se tutta questa roba d'un valore di qualche centinaio di biglietti da mille non l'ha avuta la Lea, ma vorrà ben dire che sarà andata a finire nelle mani di qualche d'un'altra? Ora, siccome non è ammissibile che si possano regalare centinaia di biglietti da mille per puro spirito d'altruismo, non mi pare azzardato supporre che questa qualche d'un'altra sia avevo una donna! Avevo una donna, senta! Per le donne che si è rovinato il signor Fichi sezione. Aveva una moglie che era un fiore. Un fiore. Doveva baciare dove passava. Dove passava. O aveva un colcolo storto, lentiginoso. Cosa vuoi che me ne faccia? E voleva anche vedermi morire. Me l'hai detto. Adesso vorresti levarmi la soddisfazione di descrovigli. Sì. Vorresti che io tirassi fuori dell'altro argento. Sì. Per non far sapere a sua moglie con che canarino da ghionde aveva a fare. Niente, manda vicino, voglio vederlo nudo, voglio vederlo. E questa sarà la mia vendetta, se ciuccia Nestoli, tanto brincoli. Cosa fai? Di me come volevano farti passare non importa, la porta, dobbiamo passare a finestra. Posa qua, veramente! Lascia venire che l'incapello! Lascia venire! Ottobre, mantello con bavero Londra, lire 250.000. Roba, caro Carlino, che io non ho mai avuta. Cosa vuoi che ti dica? E da questo, sai, possiamo farci un'idea di cosa le veniva a costare quella donna. Lea, sei pronta? Pronti. Fate presto. Se no voi perdete messa, eh? E già, ma come perdete? Non 10 minuti, poi sono con voi. Una letterina, poi dopo. Mi raccomando. Abbiate pazienza. No, una cosa che dopo. Andate. Andiamo a mettere. No, va bene, bravo, non ave Maria anche per me. Ma poi mi raccomando. Però quelli lì è ancora qui. Come mai? Però sulla strada ci siamo. Carlino. Cosa c'è? Abbiamo delle grandi novità. La faccia più lustra del solito. Mio, ho iniziato a fare casa, va bene fino a un fondo. Sì? Mai visto, mai. Se mi va bene questa faccenda qui, voglio prendere una sborgnettina, una sbronzettina che deve durare dai 10 ai 15 giorni. Dai 10 ai 15 giorni SC. SC? Salvo complicazioni. Che sborgo! Non tanto per guadagno, sai, quanto per non essere stato un anno inutilmente in tributi per quell'individuo. Ma che genere di affare? Figurati che sono qui, sono lì per vendere la villa. La villa e la palazzina. Tutto palazzina. Ma dico una cosa seria. Per Bacco, compratore è già qui? Guarda che la Lea di tornare a Genova pare che non abbia idea, non vuol vendere. E noi altri dobbiamo perdere una buona occasione e andare avanti a tribolare. Niente. Se non vorrei ritornare a Siena andremo a stare a Milano, a Torino, nell'Asia, nell'Africa, nell'America, nel Mississippi, dove vuole lei, ma io qui non ci canto. Trattandosi poi di guadagnare qualche centinaio di biglietti da mille, centinaio. Non è uomo da perdersi sulla cifra. Ah no? Sì, o l'impecio conti, siete quelli che... Pare che abbia un negozio di mobili. Ci ha tirato fuori tante di quelle palanche. Quattro mobili? Da quello dove nemmeno più capace a contarle. Allora. Nemmeno più capace. C'è quel signore per vedere la palazzina. Lo posso in tavola. Sì. Lo posso in tavola. No, lo faccio passare. Che cosa? Permesso?
Sposti, si accomodi. Il signor Fausto Caviglia. Ah, eccolo. Eccomi. Piacere. E scusi se ho fatto un poco di contusione. Si è fatto male? No. Si è contuso, ha fatto la contusione. Confusione, vuol dire confusione. Ha detto contusione. Avrà sbagliato. Dimenticavo. Cavalier Leonida Roncagliolo, Emporio Mobili, Genova. Piacere. Mio nipote, Carlo Corradi, pittore del Vaglio. Oh, piacere. Anch'io mi vanto di essere un mecenate degli artisti. Cosa lei degli artisti? Lascia perdere, vuol dire mecenate. Ti capisci? Sì. Succede. Ma poi passa. Vuole accomodarsi? Grazie. Signore Tortarolo. Cavalier Leonida Roncagliolo. Scusi, io per i nomi, per i... è strano, eh? Per i nomi e i numeri. Ciò non ciò. Ho capito, manca un poco del senso della fisionomia e quindi soffre di amnistia. Amnesia. Ha detto amnistia. Eusso, ti credici? Sì, succede, ma poi passa. Il capello. Lascia volmi, Lascia perdere. E vuole accomodarsi? Grazie. Ecco. Dunque, che io mi trovo costì mandatario, diremo, del fattore, per una visita di preambolo per l'improbabile acquisto qui del maniero. Del maniero? Maniero. Ma che maniera? Senta, forse di villa, per la villa, per il posto, qui la palazzina. Sì, tutto. appunto. La villa. Ah, la villa. Ma che maniera? Sì, per poco. Scusi, ma non è lei qui il detentore qui della villa e di tutto il suo limitrofo circostante terreno? Dica adesso. Sì. Sì, succede. Ma poi passa, ma almeno capisco lì, almeno come fa venire male a te. È un capello, il capello... Il posto, diremmo il posto, lei l'avrà girato, avrà visto che si tratta veramente di un piccolo paradiso. Se lei verrà a stare qui, caro signore, vedrà che lei, se verrà a stare qui, non si dimenticherà mai più di avermi visto. Vedrà, caro signore. Caro signor Pescarolo, vedrà che... Roncagliolo. Roncaroli, sì, tanto. E ad aria, come stiamo? Bene, grazie, sì, insomma... L'aria. L'aria c'è, sì, ce n'è... Ma ce n'è, sa? Sono dei giorni che c'è anche il vento, che porta via il capello. Oggi non ce n'è. Insomma, l'aria c'è. Guardi, le garantisco che non è mai mancata l'aria qui, per dire venuto. E vedo che c'è lei piuttosto ilare, faceto, simpatico, ridicolo. Vuol dire risivo. Dica ridicolo. Ridicolo, risivo. Ma come... Non intendevo certo trovare aria metifica. Oh. Mefitica, mi posso dire. Sì, ma vede come aria, dico, dal momento che lei è qui, le garantisco che è buona, è una garantita, ecco, garantita, aria doppio zero. È un'aria questa qui che è veramente buona, guardi, la vengono a prendere anche dagli altri paesi. Ma che simpatico, che ridicolo. Insomma, aria salubre. Salubre. Sì, sì, ma guardi già che è qui intanto per non ritornare. E qui l'aria c'è, se ne prende una bucunata da sogno. Ma vede che è un'aria cosa che, caro signore, con quest'aria, il suo calibro dato anche, non lo so, l'altimetria, tutto, lei potrebbe... Ma può mangiare quello che vuole qui. Lei può mangiare quello che vuole, vedrà che andrà tutto giù, che è una bellezza. Vedrà, caro signore. Bene. Caro signore, per il volo. Il cappello non se lo leva. Bene, infatti, se mi sono edotto all'acquisto della villa, è appunto perché la mia signora
e di salute alquanto indecisa. Ecco, i professori ci hanno proscritto aria il più possibilmente, diremo, ossidrica, per il ristoro dell'organico. La sua signora? Mia signora, sì. Ciao, qual è? Guardi, fatto bene sa portarla qui la sua signora, se lei compra questa località, perché qui realmente c'è un nervio. Mi pare di aver capito che la sua signora c'è qualche cosa di all'organico, vero? Se poi si vuole levare il cappello non faccio complimenti. Grazie, ma non mi dà fastidio. Ecco. Insomma, la sua signora c'è qualche cosa che non funziona. Ha fatto bene. Ha fatto bene. Guardi, la sua signora se non guarisce qui in questo posto qui, può fare quello che vuole, da quanto mi ha detto, ho capito, ma... Ho capito che è vero, la sua signora non guarirebbe neanche se la mandasse a curarsi, come se che pensi? Non ho tanto per parlare come parla lui. Se la mandasse a curarsi, non so, in un... in un bacino di carenaggio, Oh, ma che simpatico! Che ridicolo! Oh, se crede, signore, signor Vleolo, se crede io le faccio visitare la palasena? No, guardi, questo è l'ambiente dove noi si mangia. Ho capito, la sala mangiare. Il cosiddetto tinello. Eh? Il? Tinello. No, lavano da un'altra parte. Ma barba, cosa sta capendo? Questo qui è un ambiente che è stato un frigorifero. Ah, bene. Ma stronzo. Bene. C'è un tale giro d'aria fresca. Bene. Aria fresca, d'estate aria fresca, che non si sa bene da che parte arriva, ma me l'hanno detto, ma ne bisogna dire per via, non so, della dogana. Non so. No, ma no, è un'aria fresca che viene dalla Svizzera. Oh, bene, bene, bene. E poi invece d'inverno c'è un tale giro d'aria tiepida. Ah. Aria tiepida che viene da, mi hanno detto anche quello lì, viene dall'Africa. Ma... È una bellezza, credo. Oh, bene, bene. È una stufa, bene. Una stufa. Bene. Io sono stato qui in anno, mi ci sono stufa. È una stufa. Bene, bene, bene. Se permette... Sì. Allora le faccio visitare questa parte della palasina che è esposta tutta a mezzogiorno. Già, di qui. Alle 12. Sì. Dicevo che questa parte della palasina è esposta tutta a mezzogiorno. E ho capito, alle 12. Guarda, vuol dire bene alle 12. Manca 20. Si vede che ce l'ho avanti. Io dicevo, scusi, forse non mi sono spiegato, dica. Che questa parte della palazzina è esposta tutto l'anno a mezzogiorno. E ho capito, alle 12. Sei fissato? Ci sediamo. Se vuole che guadagniamo tempo, andiamo subito. Andiamo subito, così vediamo questa parte della palazzina. Sta comodi. E permettendo, faccio seguito all'infitriume. Ma vada pure, sia comodi. Ma che sì? Permesso? Avanti. Signora, lei, come va? Bene, lei? Non c'è male. E le signore? Oh, se sono già incamminate, già 10 minuti. Oh, me rincresce proprio. Ma cosa le è successo qui? Ah, niente, ha levato i quadri perché aveva detto una manda vernici addosso, vero? Ma le fotografie? Si sono messe nel salotto perché col sole scolorivano, capirà? Ah. Si accomodi, signora, prego, grazie. Si accomodi. Lei è stata... Un po' di tempo in città, signora? Già, 3 o 4 giorni, commissioni, arrabbiature. Tra la modista e la sarta mi hanno fatto fare tanta di quella bile. A momenti siamo i santi e... Shikesha l'ha proprio deciso per dopo i santi. Ah, sì, improrogabilmente. Ecco. È da luglio che siamo in campagna, mi pare che va. Anzi, mi ammira la sua resistenza. E tutti gli anni ci avvegnano su tanto presto così? No, veramente questo è il primo anno. Volevo ben dire, sono una signora elegante, de bon ton, come lei, sempre tutta, sempre... Che bel fazzolettino originale quel disegno, sai, io sono un po'... Permette, guardi, scusi, sa? Guarda, questo... E che profumo! Ma che profumo eccellente che questo... lo conosco, altro che questo, aspetti. Dama verde! Dama verde? Per Vasco, lo so. Non capisco come... Come? Perché l'ho usato per tanto tempo. Sì. Ma oramai, ne avevo ancora qualche flaconcino.
L'ultimo l'ho terminato che sarà due settimane. Sapete che la mia sbaglio, siccome è un profumo molto resistente. Il fazzoletto ne ha ancora conservato la fragranza, capite, per signora? Per bacco che ho adorato prima. Eh sì. Come un cane da casa. Ma un certo naso, signora. Ciao, ciao. Barba? Avrei bisogno. Oh, buongiorno. Sì, penso io. Signora, avrà bisogno di parlare con mio nipote. Prego, prego. Penso io. Facciamo pure. Ma forse non mi sono spiegato molto chiaro. Bisogna parlare con... Parlare con mio nipote a quattro occhi. Scusa tanto. Oh, che dico. Questa mia delicatezza. Scusi, complimenti, signora. Fra di voi, sono fra di luogo. Vado incontro a lei e alla signora Alvina. Arrivederci, signora. Sì, per un'altra volta. Hai visto? Grazie. Hai visto con che arte? Ma che arte? Che arte? L'ho fatta sloggiare? Arte. Testunchetine altro, arte. Tre volte ti ho fatto segno, vattene via. Oh, bella! Oh. Tu mi dicevi vattene via. Non le vedevi? E io capivo, mandamela via. Mi dispiace che stavo... oramai è andata. Stavo per sapere certe cose interessanti. Volevo offrire una specie di rinfresco al signor Roncaglione. Che questa volta l'avrei detto. L'avrei detto questa volta, ma l'hai fatta. Piuttosto. L'avrei detto, se lo dico una volta, poi non lo dimentico più. Dove l'hai lasciato il mecenate? Sulla terrezza, terrezza, a vedere le uga dice la panoramica. Ma vabbè, venuto fuori voi. Non senza la parte. Dimmi un po', di quel vino bianco che hai portato da Genova. Ah, quel famoso. Cosce buone. Non so, lo sai bene. Ce n'è mica ancora. Non credo, sai. Non peccato. Però, guarda. Che ne è? Eccola qui la superba. Benissimo. Tirami su. Sì. Via. Là, perché voglio. Voglio farcela passare. Peccato che c'è l'etichetta. Che porta? E non porta perché ce la voglio far passare per vino qui del posto. Ho capito. Non ce lo fare vedere l'etichetta adesso, sta comodi signor Smallolo. Non mi ha visto? Sì. Bisogna dire a Cesare quel che è Cesare, a panoramica levistusa, spassiusa. E bisogna dirlo a Cesare. Adesso ce lo mandiamo a dire. Sì, cosa Santina? Sì? Vedi un po' se c'è uno giù con una faccia da Cesare, non so. Cesare, c'è uno che si chiama, domanda, c'è qualcuno che si chiama Cesare? Se mai ti godi, dici guardi, c'è il signor Blololo che è contento perché dice che è spazioso, che è. Ti dicalo così. E bravo! Adesso le faccio assaggiare un ditino di vino, di vino. Grazie. Sentirà che roba. Grazie, grazie mille. No, guardi, è un vino che si fabbrica con la vigna qui del posto che lei ha visto. In modo che se lei fa l'acquisto del terreno, lei compra anche naturalmente le piante di vigna e vedrà che così poi viene l'uva, lei sciacca l'uva. Grazie, mami, sono alquanto astemico, non è il caso. Astemio? Non capito. Cos'è? Astemico, non è il caso. Ma bevendo le passa. Sentirà, cabinetto, le servirà da aperitivo. Allora, appena una lacrima. Un'etichetta. Ti che ne ha detto troppo, volevo una lacrima. Che vigno? Stumachevole. Eh? Veramente stumachevole questo vino. Oh, mi dimenticavo. Scusi. Alla salute. Precisamente. Alla salute del signor Blululu. Che vigno? Eh? Ma che vigno? Eh? Sì. Dunque... A Villa, tanto come ubicazione del posto e ambientazioni di vani, mi piace, ma c'è il manchevole ma, il prezzo è piuttosto esuberante. Il prezzo è sempre un po' caro. Sì. Non lo dica. No, guardi, non è caro, ci rimetto. Sì. Guardi, ci rimetto. Ce lo giuro. Ci rimetto, non so, non vorrei più vederla Filomena, guardi. Ah.
Dico poi, il fattore, o che abbia ben detto, spiegato tutto, no? E allora? Beh, insomma, meno parole e veniamo ai fatti. Se lei non è riluttante a difalcare dalla cifra globale qualche cosa come 200.000 lire, ai primi della settimana si stimola il contratto e la pratica è esaurita. Insomma, lei vorrebbe levarsi 200, ma non si... Mi dispiace, proprio sapesse quanto mi dispiace. Ma non ce le posso levare, ce le diamo 50.000. Ce ne leviamo 100.000. Cosa 150? Ci rimetto, te lo giuro. Lo so. Te lo giuro, non vorrei più, non so, te lo giuro sull'anima di mio genere, guarda, me lo giuro. Appena una lacrima, una lacrima. Quello lì, a forza delle lacrime, se bevo ti rabuscion quello lì. lacrime, un pianto di rotto. Ah, che vigna? Bene. Insomma, vuol dire che invece di 200.000 avremo una deduzione di 150. 50.000 lire in fondo non è che una miscela. Si chiediamo transito. Fa che a bolletta qua c'è. No, però prezzo si intende a cancelleria chiusa. Vuole mica due uova dure? Scusi, c'è una cosa che non abbiamo capito bene, noi non siamo a giorno di certe cose. Sì. Con l'affare della cancelleria chiusa. Sì. Lingua povera, si chiudono i cancelli e di tutto quello che c'è dentro non deve uscire niente. Ah sì, siamo d'accordo. Mobili, mobiletti, strasse, non diciamo gli oggetti da pensione. Ma quello poi... si intende sono cose che vengono spontanee. Sì. Scusi un po', anche queste sono dipinture qua dei giorni. No, per amor di Dio, no. Se ne vuole con le vicine, ce le lascio nella cancelleria. No, perché anch'io sono alquanto passionista dei quadri. Sì. Faccia che roba. Cosa che abbiamo trovato attaccata ai muri al momento dell'acquisto della... Eppure quella lì è una visuale che non mi è nuova. Vabbè, un altro debito garantito. E altro che... E questo qui è quello... No, è un altro. È un altro. Guarda, ci sono passati dei secoli. Poi chi l'ha ristorato io l'ha fatto tutto, ma ci sono passati dei secoli. Ma non ho detto che era cognato di cosa? No, ma non ho detto che era cognato di Cincinato. Cincinato? No, veramente non è. Mi ricordo adesso, è Belisario. Belisario. Guardi che non è possibile. No, non mi è nuovo. Ma non l'ho mai conosciuto. Basta, peccato, perché se era l'individuo di via Conoscenza, via da trattare magari in sociale una combinazione peculiare. Su quei quadri lì? Sì. Guadagna anche de palanche? Sì. Su quei quadri lì, come? Perché se era l'individuo di mia conoscenza, si sarebbero offerti a sua sorella. Sua sorella? Sì. Perché lui aveva una sorella, quello che dice. Allora non era lui. Come no. Non aveva sorella. Te lascio parlare, ma sorella non ne aveva. Aveva un cagnolino. Un barboncino. Sì, avevo capito. Sarebbero offerti a sua sorella e questa, trattandosi di un fratello sorpassato, li avrebbe acquistati tassativamente. E ha detto che era un avvocato. Sì, avvocato. Sì, avvocato. Si ricorderanno? Sì. Quell'avvocato che si è suicidato personalmente. Sì. Adesso il nome non ricordo, ma so che aveva l'ufficio in via Luccoli. In via Luccoli, sì, in via Luccoli. Sì, l'ha conosciuto? No, lei non mi ha conosciuto la sorella. Non ne aveva un cagnolino. Non ne aveva un sorella. Via Emporio, per via che l'estinto aveva provveduto, è vero, all'arredamento della palazzina in San Simone. In San Simone. E ha detto che era un avvocato. Avvocato. L'ufficio via Luccoli. Ho capito. Ha conosciuto? No, lei non mi ha conosciuto.
conosciuto perfettamente la sorella. Ma bellissima ragazza, sì, altro che. Oh, bella. Oh, che ha molto affezionato questo fratello. Io non l'ho vista, ma ho sentito dire che una palazzina così ben arredata. Oh, in un modo veramente chic, proprio veramente. Mi dica un po' una cosa. Questa palazzina di San Simone, che numero ha? Beh, il numero non ricordo. Oh, ma santo ma so Dio, che era una palazzina di tinte rossiccia. Rossa? Sì, rossiccia, con le finestre a forma ovoidale. Ecco. Dipinte in giallo. Allora, niente! Doveva comprarla! Vuoi per un pasticcio di mediatore? Dica un po', signor Roncaliolo, come si rimane intesi per questo compromesso, diciamo? Senta, domani alle 5 a Genova, in piazza Banchi, prospetto la loggia. Ecco, domani sera alle 5 alla loggia di Banchi. E resta concretivamente combinato. Arrivederci, signor Tagliavacca. Capito? Mio bello che mi spiega, è la moglie del tintoretto che mi ha mandato a quaderno e mi macarone pieno di ricchezza che non l'ho mai capito. Mai capito tutto questo. Adesso si spiega l'andamento della famiglia. Sì. Eccolo becca figo del marito. Ecco, forse anzi nonna ci porta ancora i fiori al cimitero, ci appalliamo. Il mio piacere che sia nella congregazione dei... Pazienza. Mi dispiace una cosa. Che cosa? Che non lo sappia. Mi dispiace che non lo sappia. Sa cosa? Nessuna importanza. Se mi capita l'occasione ce lo dico. Ma non ne vale la pena. No, ce lo dico velatamente. Ma anche velatamente, cosa dici? Velatamente. No. Però di la lea bisogna è un'altra cosa, la lea si può anche dire. La e lea domani, tempo necessario di fare i bagagli, bisogna tre decupi. Oramai la vostra permanenza qui ma non è più compatibile. Anche lei metterà da parte gli scrupoli. Voglio sperare, no? Adesso a me sarebbe venuta un'idea. Fuori l'idea, il giorno. Bravo Carlino, vai. Proprio bravo. Guardate, sono casi di forza maggiore, di forza maggiore. Certo, di forza maggiore. Sì. Avessi voluto. Dicono un po' di barba, sono degno di scusa, sì o no? No. Hai visto? Ecco. No, non è degno di scusa. Sapete perché non è degno di scusa? Perché è degnissimo di scusa. Degnissimo di scusa, ha fatto una scoperta. Una scoperta? Ha fatto una scoperta con l'Olivia. Cristoforo Colombo potrebbe un'altra volta prendere il cestino e andarsene all'asilo, credo. Cosa ha scoperto? Ma cosa? Che gli eventi sono maturati stavolta, Lea. Si è scoperto chi era la colombella di tuo marito. Ecco. Fosse lei Cristiberto? Oddio! E chi era, papà? Chi era? La vostra carissima amica. Amica? Cale tutto il giorno più a casa come a spasuia. No. È venuta incontro a me, Lei, me. Papà? Proprio lei. Ma dimmi un po', ma come avete fatto? Scopritore? Eccolo là. Lo scopritore, guardatelo. Adesso ho preso una cosa che sembra Masini, ma è Cristoforo Colombo. Cosa è così? Ma insomma, com'è andata? A me un primo sospetto, mi era già venuto fin da ieri sera controllando la nota dell'avvocato la corrispondenza di certi oggetti che aveva visto addosso. Però, siccome si poteva trattare di coincidenze casuali, occorreva fare delle indagini un po' serie prima di condannare una persona. Ecco perché poco fa, quando era qui, io cercavo di trattare la certezza. Poi è capitato qui signor Roncaliolo, e da lui abbiamo avuto la prova schiacciante. Chi è il suo Roncaliolo? Chi è? È niente meno. Quello che ha fornito la mobilia al tuo signor marito per ammobiliare la palatina a San Simone alla tua carestra. Hai capito? Altro da palazzina, gli amici, la palazzina. E come bene? Chi mette in idea? Ma dimmi poi una cosa, cosa è venuto a fare qui questo signore? Infatti l'affare che ho combinato io. Guardate che saluto a Cristoforo Colombo. Io sono Amerigo Vespucci.
E quello che comprerà, ci ho venduto Palasina Villa, e guadagnava solo qualche centinaio di biglietti da mille. Ma cosa hai venduto tutto? Benzina. Ma tanto era più possibile restare qui, ma... va bene, papà, ma anche ritornare a Genova, senti. Dimmi un po' una cosa, professore. Cosa c'è? Quando faresti conto di ritornare a Nizza? Perché, scusa, perché? Niente, ti ho fatto una domanda e tu metti prima della fine del mese devo ritornare. Allora, fatemi a sentire, mai detto... Momento. Mai detto che a Nizza c'hai un appartamento con tanti da quali vani che non sa... Lo dici tu, serio? Davvero? Sì. Per il momento, poi in seguito qualche santo provvedimento. Ma davvero, proprio? Sì. Cosa ti ne dici? Mi par di sognare, tio. Mi figuri. Non ti parliamo mai di tardi di solo, assaggiare i marron glacé della Bane. Lui mi pare di sognare, sì? Io papà. E allora la pratica esaudita, come sì. Dice il signor Roncagliolo. Roncagliolo. E bisogna darcela a passa gioia. Si è divertito lui, adesso bisogna divertirsi. Buongiorno a tutti, signora. Buongiorno. Signora, l'ho fatta di corsa, che notizia. Buongiorno. No, velatamente. Eccolo qui il signor Beccafico. No, pardon, Bastico. Sicuro? Oh, senz'altro. Pare che deve essere Beccafico. Anzi, faccio una cosa, appena tu 3 giorni di tempo se ne va dal municipio all'ufficio anagrafe e ce lo dica, guardate che a suo tempo c'è stato uno sbaglio d'amministrazione, ma ce lo dica, io non sono Bafico, ma bensì Beccafico, ce lo dica, vedrà, no, velatamente. Anzi, ce lo dica, bisogna grattare lì e metterci Beccafico, anzi, lasciate perdere il fico e lasciate il resto, ecco, dico così, eh? Velatamente. Sì, scusa, io non capisco. Non ho capito. Ma niente, mi dica un po', ma piuttosto che cosa è successo? Signora, Vittoria completa. Ma sì, torno adesso da Milano, sono stata a parlare con gli eredi. La tomba che è vicina a quella del povero Giulio, la tomba. È a nostra disposizione. Una tomba a nostra disposizione? Ne approfitti e vada a coricarci i sedenti. Ma io intendevo per la signora. Ma la signora ne fa una girata a lei. Prima di tutto perché hai idea di scavare. Poi mi dica un po', signor Beccafico, mi dica un po', non ha diviso tutto con lui quando era vivo? Dico tutto. E allora quello è il suo posto, si dividano anche l'ultimo giaciglio, eh? Ho capito. Povero Giulio! Non ha capito niente. Beh, intanto quello lì è andato. Senti, quell'altro è meglio lasciarla perdere. Se c'è la donna, lasciarla perdere. Papà, ma piuttosto alla Filomena. Bisogna pensarci. Esce alla Filomena, poverina. La Filomena, povera vecchia, bisogna pensarci. Non sono tanti anni che è con noi. Anche per non avere guai con i sindacati, bisogna pensarci. Dimmi un po', ho trovato. Non ha detto di voler comprare a cancelleria chiusa con tutte le strasse che c'è dentro? Ce la lasciamo, è nel contratto, ce la lasciamo.